Il centro storico è stato abbandonato in questi anni e noi lanciamo un allarme, chiediamo che si discuta con forza questo problema, perché non viene più nessuno nel centro storico, non lo si vede come un luogo attrattivo e invece apre esistenze culturali, scientifiche, religiose, importantissime. Si torna a discutere delle condizioni del centro storico di Catanzaro. Sono state le associazioni cittadine Il Campo, Placanica, Italia Nostra e gli ordini degli architetti e degli ingegneri di Catanzaro a promuovere un confronto con i cittadini e la Camera di Commercio, partendo dalla recente presentazione da parte del sindaco Sergio Abramo dell'agenda urbana, il piano che con 32 milioni di euro prevede il rilancio della città e in particolare del centro storico attraverso il recupero di immobili oggi abbandonati e il sostegno alle attività economiche e sociali. Quello che ci domandiamo è se questo cronoprogramma che leggiamo allegato proprio all'interno di questa agenda urbana non significa che già in qualche modo è un percorso già tracciato. Ecco, adesso noi, anche alla luce di un diritto, tra virgolette, che lo statuto del comune ci assegna, cioè quella della partecipazione, intendiamo seguire un metodo più che nel merito in questo momento, il varo di questo programma. Credo che Catanzaro abbia bisogno di un piano che non sia solo strutturale, non sia solo basato sul recupero di un fabbricato, ma anche studiare con sinergia con la sociologia urbana tutti quei meccanismi che possono creare veramente un rilancio della città. Rossella Galati per l'ACNews 24.